Sono tantissimi gli italiani che con generosità e fiducia tengono accesa la speranza di migliaia di malati con le loro donazioni a Telethon. Ma come vengono utilizzati questi soldi? Nell'ultimo anno, ogni 100 euro spesi, Telethon ne ha impiegati 7 per le attività di gestione e 14,4 per l'organizzazione della raccolta fondi. Gli altri, tutti gli altri, 78,6 euro, sono stati destinati alla ricerca. Quella grande sfida di Telethon per trovare la cura giusta contro le malattie genetiche. Di questi, 42,3 euro sono andati agli istituti Telethon. 30,6 sono serviti per finanziare gli studi di scienziati di grande qualità presso enti di ricerca pubblici e non profit. E 5,7 hanno contribuito alle attività di divulgazione e sensibilizzazione e hanno permesso alla Commissione Medico-Scientifica e all'Ufficio Scientifico di essere garanzia che la ricerca possa andare sempre nella direzione giusta. Una gestione trasparente ed un investimento sicuro per la salute e il futuro di tutti noi. Questo è Telethon e la differenza la fate voi. Amici sportivi, un cordiale ben trovati. Passione Sport è itinerante, per la prima volta è ospite dell'evento del tennis tavolo Pontinia, della Tecnon Electric Tennis Tavolo Pontinia, un campionato nazionale di A2 e il Pontinia se l'ha giocata contro il TT Club La Spezia, il risultato finale è stato 3-3, siamo ospiti appunto del Pontinia con il coach allenatore Pietro Nuvola, che salutiamo. Ciao Pietro. Ciao a tutti. E al nostro fianco, alla mia destra, anche Marco Talocco. Ciao Marco. Ciao a tutti. Bene, ci troviamo proprio al termine dell'evento, no? È stata bella, è stata emozionante, insomma, una gara fino all'ultimo sul filo del rasoio, poi il 3-3 è uscito proprio all'ultimo grazie alla vittoria del tuo dirimpettaio del momento, che è stato Gianmaria Falcucci, in una partita comunque bella anche per gli spettatori presenti a Pontinia. Io inizierei presentando un po' quello che è stata la giornata. Stiamo registrando proprio al termine dell'evento, quindi andremo in onda poi nel prossimo weekend, ci sarà anche il prossimo incontro interno contro Oristano Norbello. E io direi però, Pietro, fai un po' un'analisi di quello che è successo oggi, perché mentre noi raccontiamo, no, partendo dalla prima partita, lo ricordiamo che raccontiamo un po' le regole generali, si gioca su un 3-5, ecco, racconta un po' le regole generali sia del campionato e dell'evento agonistico vero e proprio, anche per dare notizie utili a chi magari è appassionato di tennis tavolo ma non conosce perfettamente la parte agonistica. Allora, noi giochiamo nel campionato di Serie A2 nazionale, che è diviso in due gironi. Noi facciamo parte del girone centro-sud. Oggi era la terza giornata di andata e nelle prime due abbiamo avuto una sconfitta con la Roma, che comunque è la squadra titolata per la promozione, e un pareggio a Cagliari. Oggi ci siamo scontrati contro La Spezia, che è una delle squadre che lotta per la salvezza come noi, e infatti ne è uscito un 3-3 molto equilibrato. Sicuramente noi in queste tre partite non siamo stati molto fortunati, perché non abbiamo avuto delle sorprese a favore, mentre magari La Spezia ha comunque battuto il Messina fuori casa e quindi si trova di 3 punti davanti a noi. Comunque questo campione si gioca con una formula mini swiddling, che vuol dire che sono massimo 6 incontri, due incontri a testa per i 3 titolari della squadra.
chi arriva prima a 4 chiaramente vince e come oggi nessuno è arrivato a 4 e c'è stato un pareggio di 3 a 3. E l'hai già detto, le partite si fanno sui tre, al meglio dei 3 set su 5 e niente, noi in questo momento sicuramente questo pareggio per come è andato forse è giusto, perché io nell'ultima partita sono riuscito a riprendere Falcucci quando lui era in vantaggio per 2-0, quindi comunque la partita è stata equilibrata, poteva vincere l'uno e l'altro, mentre il mio compagno Talocco, che oggi insomma ha fatto capire di essere uno dei più forti del campionato, ha fatto 2 punti quasi agevolmente. L'atleta, forse il nostro più in forma in questo momento, che è Marco De Tullio, si è comportato benissimo nella prima partita con Cattoni, che è un giocatore temibilissimo, però l'ha liquidato per 3-0. Poi contro l'esperto Bongini, che oggi insomma ci ha fatto capire che insomma di non regalare neanche un punto. E io nella prima partita ho perso 3-0, forse neanche entrando in partita, perché insomma diciamo complice anche il suo gioco, perché è un gioco molto ostico. E stessa cosa è successo anche un po' a Marco De Tullio. Ecco, io andrei per ordine, no? Abbiamo il primo incontro ha visto Marco De Tullio proprio contro Massimo Cattoni vincere per 3-0. Che racconti di questo incontro? Lo ricordiamo abbastanza netto, 11-5, 11-3, e poi c'è stato io lo chiamo tie break, come sì. Si chiama in gergo? I vantaggi dal 10 pari, c'è un punto per uno. Esatto, si è finito 15-13. Ecco, che ricordo hai di questa partita? Nel frattempo vediamo anche le immagini. Niente, mio compagno di squadra si è comportato benissimo, perché ho visto che ha vinto 3-0 agevolmente, sicuramente si è tirato l'ultimo set ai vantaggi, però sicuramente se non c'era storia, si è visto diciamo platamente. Ecco, abbiamo visto che non è facilissimo, insomma, nel momento agonistico giocano tanti fattori, no? Dall'aspetto psicologico, il campo che può bagnarsi, insomma, sono mille fattori che in qualche modo regolano poi quello che sarà poi il punto finale. Abbiamo visto il primo incontro, poi c'è stato il tuo, come dicevi prima, contro Bongini, che possiamo dire essere stato uno dei migliori oggi, se non il migliore, sì, di tutto l'incontro tra appunto il Pontini e la Spezia. A riguardo appunto i particolari, che in questo caso insomma contro Bongini ti abbiamo visto non entrare completamente in partita nonostante la forza insomma del diretto avversario. Ci sono molti fattori. Il primo è il fattore psicologico, perché nonostante uno si allena tantissimo, però ci sono dei periodi proprio anche della vita che anche nonostante uno sta in formissima, poi quando va a fare la partita ufficiale la tensione blocca un po' diciamo il rendimento. E quindi ci vuole anche un po' di più per entrare in partita. Io oggi per esempio non sto passando un periodo fortunato e sicuramente ecco non sono riuscito ad entrare in partita contro Bongini, anche perché lui ha capito subito e non mi ha fatto proprio entrare in partita. La stessa cosa è capitata nella seconda partita con Falcucci, che forse era la più importante, e a un certo punto sono riuscito ad entrare in partita, però ci trovavamo sul 2-0 per Falcucci, quindi per me era tutta in salita, bastava poco, come poi si è visto all'ultimo set, una disattenzione per poi perdere la partita. Ecco, io passerei la palla alla regia, poi la riavremo, perché stiamo raccontando appunto dell'evento del campionato di A2 nazionale di tennis tavolo. Il Pontini ha pareggiato 3-3 contro un forte e un temibile La Spezia, quindi tra breve con noi, perché entriamo insomma in questo scenario del mondo del tennis tavolo che ci incuriosisce e sicuramente incuriosisce anche il pubblico.
mi trovo qui nella palestra del Taekwondo Club. Allora Pasquale, tu hai conosciuto tanti campioni. Sì, la SD Taekwondo Club Latina si può definire così, la casa dei campioni della nostra provincia, soprattutto della nostra città di Latina, quindi è una società sportiva che opera da più di 30 anni nella nostra città qui a Latina e anche in provincia di Latina, quindi abbiamo fatto tanti campioni, stiamo continuando a formare tanti giovani, soprattutto a livello di bambini, tanti bambini. Quest'anno abbiamo avuto un riscontro nel torneo nazionale Kim Liu facendo vari campioni italiani e vice campioni italiani, quindi veramente soddisfatti del risultato e del lavoro che facciamo io con i miei collaboratori. Il Taekwondo è sport olimpico con medaglie a Pechino e a Londra. Sono aperte le iscrizioni ai corsi di Taekwondo agonistico, Taekwondo amatoriale, difesa personale e soprattutto attività motoria, ginnastica educativa con l'avviamento al baby Taekwondo per tutti i bambini e le bambine da 3 anni in su. Scegli uno sport per amico, vieni alla SD Taekwondo Club Latina, la sede dell'allenamento è presso la scuola Alessandro Volta il martedì, giovedì, sabato dalle ore 17 in poi. Riuscire a trasmettere qualcosa a tutti i giovani della nostra città. Taekwondo Latina, la palestra dei campioni. Bene, torniamo nel nostro studio mobile. È terminato 3-3 l'incontro di A2 di tennis tavolo tra la Spezia e la Tecnon Electric Tennis Tavolo Pontinia. Abbiamo appunto il migliore del turno di oggi, Andrea Bongini della Spezia. Che commento fai riguardo la gara? Nel frattempo noi parliamo e già vediamo le immagini in sovraimpressione. Il commento è che la squadra di Pontinia è una squadra molto competitiva. I ragazzi li ho visti molto allenati, con la voglia di vincere, quindi non era per niente facile venire qua e cercare di vincere la partita. Specialmente con questi appunto 3 ragazzi sono allenatissimi. Poi c'è il presidente e l'altro giovane, hanno fatto veramente un bel incontro. Ecco, ricordiamo quindi Pietro un po' i risultati, prima abbiamo parlato del primo e del secondo incontro, poi c'è l'incontro quello di Marco Dalocco contro Falcucci, vinto appunto dal giocatore Pontino, che ci deve dire insomma la vittoria è arrivata secondo te grazie a quale mossa, più tattica o più psicologica? Hai vinto sotto l'aspetto della mente o della forza tecnica? No, sicuramente penso che con la forza della mente, perché no, anche io non stavo passando un buon periodo, cioè tutti i set che arrivavo 9 pari li perdevo sempre, quindi ho cercato oggi di sbloccarmi di questo complesso che mi stava venendo in questo periodo e mi sono dato coraggio e ho vinto 3-1. E infatti poi era partito con il primo set vinto da Falcucci per 11-9, poi c'è stato un 11-7 e poi c'è stato il ribaltamento. Che pensi a riguardo quello che hai visto del tuo team oggi? Sono molto contento perché ho visto un Talocco che ha mantenuto la concentrazione per tutte e due le partite. E De Tullio è entrato in campo che sicuramente giocare con Cattoni, che veniva da 2 grandi vittorie col Messina, non era semplice. E poi è vero però che diciamo l'esperienza e il grande tocco di palla di Andrea Bongini non gli ha permesso di entrare proprio in partita, perché sapevo che aveva molta voglia di fare bene, però non è poi riuscito ad imporre il suo gioco. Ecco Pietro, racconta la tua, no? Perché insomma abbiamo 2 atleti che hanno raggiunto il massimo lungo il percorso agonistico, che oggi sono affrontati poi nel campionato di A2, e raccontaci anche la tua esperienza. Anch'io ho iniziato a 9 anni e sono stato campione italiano per 13 volte a livello giovanile e nelle categorie assolute di terza categoria di singolo e doppio. Sono stato in nazionale giovanile, ho raggiunto un 5º posto agli europei di Granada e ho partecipato alla nazionale assoluta anche di una partita in Lega contro l'Austria. Marco, poi tu hai rivinto anche, abbiamo parlato del primo incontro, hai vinto anche contro Massimo Cattoni seccamente per 3-0, grandi problemi non hai avuto in quella partita?
No, perché lo temevo molto sapendo delle partite che aveva vinto a Messina facile, quindi ho pensato che stava in gran forma e quindi ho tenuto duro per chiudere 3-0 la partita. Parlavamo insomma della partita, mentre parliamo della gara, dell'evento del 3-3 tra Pontinia e La Spezia, stiamo facendo anche un po' di promozione per il tennis tavolo, no? Ecco, cosa vuoi aggiungere a riguardo? Spesso alcuni sport vengono definiti minori, secondo me tutti gli sport hanno diciamo, la validità di essere considerati sport con la S maiuscola, e spesso non succede, soprattutto i media non danno spazio a tutti, cioè una serie di condizioni comunque che non permette poi l'evoluzione degli sport tra virgolette minori. Cosa pensi in proposito? Ma io penso che questo non sia uno sport minore, è uno sport minore in Italia, ma poi già in Europa è uno degli sport più frequentati, perché basta vedere quest'anno quello che è successo alle Olimpiadi. Non hanno mandato neanche una partita quasi sulla Rai, mentre nelle altre nazioni hanno fatto vedere quasi tutto il campionato olimpico di tennis tavolo. Quindi questo sicuramente non è uno sport minore. Invito tutti a venire a vedere una partita, perché così si rendono anche conto che è uno sport a 360 gradi. Allora io passo la palla di nuovo alla regia, poi la riavremo per l'ultimo spazio, non so se Andrea ci può far compagnia qualche altro minuto, deve partire, quindi salutiamo Andrea Bongini, in bocca al lupo per il prossimo evento. Ok, grazie a tutti e alla prossima. Bene, spazio alla regia e poi di nuovo qua per il finale di Passione Sport. La cestistica basket femminile presente sempre a Passione Sport con questo promo. Vorrei ricordare che per lo sport gli sponsor Presidente d'Asciotti sono importantissimi. Molto importanti per tutto lo sport, non solo per noi. Noi abbiamo come marchio principale Latina Telefonia del dottor Fabio Marcucci, che sta qui a Latina in via Pontinia. Poi abbiamo Pet Partner di Massimo Piattella, che sta qui a Latina, un'azienda per accessori e mangimi per animali domestici. Poi abbiamo Ottica Tavoli con negozio a Latina Cisterna, l'Agripontina di Borgo Carso, abbiamo molti altri amici, Latina Beton, la Farmasan. Sicuramente bisogna dare delle basi solide che devono essere costruite sulla parsimonia, sull'oculatezza e sulla progettualità nel medio e lungo termine. Non si può più scherzare, fare i passi più lunghi della propria gamba, e questo è un discorso che ormai da qualche anno la cestistica, in primis il presidente Giorgio Giasciotti, sta mettendo in atto proprio per poter durare nel tempo. Abbiamo abbassato, nel caso specifico nostro della Serie B femminile, i costi della prima squadra e abbiamo puntato tutto sul settore giovanile, potenziando appunto le varie squadre dall'under 14 all'under 19, che devono diventare la fucina per la prima squadra e poi magari lanciare giocatrici nel campo nazionale. Caffè di Russo dal 1950. Di giorno bar tabacchi e ricevitoria con scommesse su avvenimenti sportivi Better. E la sera un punto di incontro per i giovani della città. American Bar, sala da tè, drink a Latina. Beh, torniamo nel nostro studio mobile, terminata la partita 3-3 tra il tennis tavolo Pontinia e La Spezia nel campionato di A2. Pietro, tra le gare più belle della giornata di oggi c'è questo scontro tra te e Gianmaria Falcucci, no?
2-0 per lui, poi hai recuperato, quindi hai avuto comunque il click psicologico per rifarti, sei andato sul 2-2 e poi l'ultimo set lo hai perso combattendo. Sì, questa era la partita che ci poteva dare la vittoria. E, ho iniziato insomma con un buon equilibrio, c'era molta difficoltà perché nell'ultima partita, come dicevi prima te, i componenti sono tanti, anche l'umidità che poi si crea in campo e quindi l'umidità diciamo che crea un po' di acqua nella gomma e nella pallina e quindi scivola più a rete. E chiaramente c'era sia per me che per lui, quindi non è una scusa, è sicuramente un componente che magari per lo spettacolo all'inizio è stato fondamentale. Poi sono entrato in partita, anche lui, ho cambiato gioco cercando di mettere la palla più in campo, lui ha fatto lo stesso, sicuramente lo spettacolo ne ha giovato lo spettacolo e sono riuscito ad andare sul due pari. All'ultimo set poi lo sappiamo tutti che basta una disattenzione, una mia disattenzione, lui ha fatto due grandissime palle nei primi punti ed è scappato per 3 o 4 punti di vantaggio che non sono più riuscito a recuperare. Sì, bell'incontro, anche il pubblico si è divertito, ci sono stati veramente degli scambi d'alta scuola. Senti, cosa vuoi dire a chi ci segue affinché insomma i ragazzi possano avvicinarsi a questo sport? Niente, io invito tutti, come ha detto Pietro, a venire a vedere una partita di tennis tavolo, così capiscono quanti sacrifici che facciamo noi durante la settimana ad allenarci 5 giorni, delle volte 7 giorni su 7 per praticare questo sport. Ecco Pietro, gli sport che in maniera non giusta vengono considerati sport minori fanno anche una grandissima fatica per sopravvivere. Voi avete il vostro pool di sponsor, siete sempre riusciti comunque a impostare le linee guida del vostro campionato in maniera vincente, avete vinto anche il campionato lo scorso anno. Ecco, cosa vuoi dire in proposito e soprattutto se vuoi in qualche modo ringraziare anche i marchi che vi sostengono? Ma sicuramente intanto ringrazio Sergio Panella che è lui il direttore della Tecno Electric, che è il nostro primo sponsor, che insomma ci ha seguito in questi anni e quest'anno ha creduto ancora in noi, e speriamo di non deludere le aspettative. E poi abbiamo anche altri sponsor che si sono avvicinati come ING Gaeta, la CM, e speriamo che non ci abbandonino mai, perché insomma come dici anche te è molto difficile per noi andare avanti, non abbiamo un posto nostro dove allenarci per esempio in questo momento perché la scuola è in ristrutturazione, quindi dobbiamo fare i salti mortali per fare degli allenamenti. E quindi sempre perché, come dicevi te, questo è uno sport poco considerato. Devo dire anche che il Comune di Pontinia, nonostante tutte le difficoltà, ci viene incontro e quindi ringrazio anche il Comune di Pontinia che ci dà un supporto per tutte queste difficoltà. Il campionato e la prossima gara, noi andremo in onda insomma quando già siamo nel pieno del prossimo circuito, quindi il campionato come lo vedi, quali sono le squadre più forti, quali sono le pretendenti alla vittoria? Sicuramente la Roma è la squadra più forte che abbiamo già incontrato e con la Roma devo dire che mi dispiace che non è stata ripresa la partita perché forse si vedeva chiaramente che l'arbitro ci ha messo in difficoltà, noi potevamo pareggiare quella partita e Talocco che vinceva 2-0 contro il forte Zuanig della Roma e è stato intimorito dall'arbitro perché con cartellini gialli e tanti richiami e quindi ha fatto sì che Talocco è chiaro che
vive, cioè lui vive la partita di entusiasmi, no? Quindi è un atleta molto grintoso e quindi lui va avanti esultando e caricandosi sempre di più. È stato bloccato all'arbitro e eccolo lì che ha perso 3-2. Quella partita ci poteva dare quel qualcosa in più per arrivare tre pari. E quindi vabbè, abbiamo perso con la Roma, che ci può anche stare. E il Norbello è un'altra delle pretendenti al titolo e le altre sono un po' tutte equilibrate. Diciamo che noi, insieme alla Spezia, che comunque adesso sta dimostrando di essere molto in forma perché ha 5 punti, quindi 2 vittorie e un pareggio questo con noi, e noi la Spezia e Cagliari, con la quale abbiamo pareggiato nella scorsa giornata, e lottiamo per la salvezza. Bene, allora prossimo incontro contro una delle pretendenti, Oristano Norbello. Sì, sabato sera alle 5 e contro Norbello, come diceva Pietro, è una squadra che è pretendente alla vittoria del campionato, però noi possiamo tranquillamente pareggiare con tutti quanti, sinceramente. Quindi stringiamo i denti e cerchiamo di almeno di portare un punto, poi se viene qualcosa di in più è tanto di guadagnato. Bene, allora io direi, Pietro, in bocca al lupo per il prossimo incontro. Noi vi seguiremo in alcune partite, le più importanti in casa, come Passione Sport, e cogliamo l'occasione per ricordare, insomma, attraverso lo sport vi cogliamo il messaggio onorevole della ricerca per le malattie genetiche firmate da Teleton, quindi sintonizzate anche negli spazi di promozione di Passione Sport, perché insomma ci sono anche messaggi di Teleton. Io ringrazio tutto il gruppo di editoriale che ci veicola su Gold Italia, Gold TV, Lazio TV Latina, Lazio di Frosinone, e Vincenzo alla camera, Marco Dell'Orco al montaggio e tutta l'equipe. In bocca al lupo per il Pontigna. Crevi, grazie. Amici, siamo venuti a trovare l'amico Pio Massaroni della Tecres SRL. Lo ricordiamo, tra l'altro, intanto grazie, ciao Pio. Salve, buonasera, grazie a voi. Siamo venuti a trovarlo per un motivo ben preciso. È una di quelle strutture, abbiamo fatto aziendale, abbiamo fatto un'indagine, una di quelle strutture che veramente ha portato in alto il nome della nostra provincia e della nostra regione per l'importanza dei lavori fatti. Lo ricordiamo che opera nel mondo della tecnologia per il consolidamento e restauro. La Tecres SRL opera nel settore del risanamento, consolidamento e restauro di edifici di interesse architettonico, monumentale e artistico, nonché nel settore della conservazione dei beni culturali e costruzioni storiche. Tra l'altro, per lo svolgimento delle proprie attività su opere monumentali poste sotto il vincolo del Ministero dei Beni per i beni e le attività culturali, la Tecres è in possesso di vari attestati. Andiamo un po' a ricordare i lavori più importanti. Paladino Fori Imperiali, di cui vediamo anche le immagini, cosa ricordi di questo grande momento? E fu un lavoro importante perché prendemmo questa gara, ma con la fortuna di prendere il primo e il secondo lotto. In una bella e magica atmosfera di sport, il Nettuno Tennis Club firma le tue giornate tra socialità e sport. Allora, Cristina e Eleonora, Nettuno Tennis, qual è la cosa più bella che hai trovato, Cristina, qui al Nettuno? Tante amiche. E il colpo più bello di questo tennis? Lo smash. Ah. E tu, Eleonora, che cosa hai trovato? Tante amiche anche te? Sì. Senti, da quanto tempo giochi a tennis? 2 anni. Eleonora Alessandra, allora, al Nettuno Tennis, cosa hai trovato di bello? Giocare. Ti piace questo sport? Sì. E tu vuoi diventare campionessa? No. Però ti piace fare questo sport? Sì. Vanessa, che dici sul Nettuno Tennis? Mi piace molto. E vuoi continuare anche? Certo. Te? Voglio continuare. Anch'io voglio continuare. Ma che è una bella esperienza e che mi sto divertendo molto. Il maestro Vittorio Di Maggio ci presenta le attività. Sì, sicuramente. Abbiamo corsi di scuola tennis che partono per i bambini dai 5 ai 6 anni fino ad arrivare ai 14-15 anni. Quindi dai più piccoli ai più grandi. E poi infine abbiamo 2 corsi adulti.
uno che si svolge dopo l'ora di pranzo, quindi per tutti quei ragazzi che magari hanno delle esigenze lavorative particolari, che hanno quello spazio libero di tempo solo in quella parte della giornata, e poi un corso a tutti serale che è per tutti quei ragazzi che staccano a un certo punto della giornata e finalmente si vanno a divertire, si vanno a sfogare un po' giocando a tennis. Il Nettuno Tennis Club è una famiglia di sport per lo sport di tutti. Però l'importante è fare sport e vivere nello sport. Il Nettuno Tennis Club è scuola di addestramento tennis per bambini da 6 a 16 anni, corsi per adulti, mattina e sera, e lezioni private. Ma non solo tennis, è anche corsi di ginnastica a corpo libero e pilates. Il tutto coadiuvato dai maestri della Federazione Italiana Tennis. Il Nettuno Tennis Club vi aspetta per entrare nella famiglia dello sport. Nettuno Tennis Club, via Scipione Borghese, Nettuno.